Vi faccio vivere in diretta l'esperienza della profumazione egiziana. Sono con Khaled. Buongiorno Khaled. Buongiorno lei, Allora, lei buongiorno. mi sta mettendo sul braccio una serie di essenze. Che cosa? Allora, io ho fatto un mix per lei, si chiama anche della regina dell'Inghilterra, tramite il gelsomino, il musco bianco, la vaniglia, il sandalo, l'ambra, il patchouli e poi c'è anche altra, c'è la lavanda e quello di garofano, però io non ho la lavanda, il quello di garofano. E questo è un cocktail particolare perché il profumo dipende dalle persone, ogni persona ha il suo profumo speciale, particolare. Cioè la ragazza non è come una persona più grande perché la pelle si cambia di profumi. Se le metto l'essenza di altre mani, ogni persona sente odori diversi. Io devo dire una cosa, Khaled ha in qualche modo azzeccato una delle mie profumazioni preferite, che è il gelsomino. Infatti, in questo miscuglio magico che mi ha messo sul braccio, il gelsomino prevale. Devo dire che è stato bravissimo. Sì, poi in Egitto è il paese più famoso nel mondo, per tutto il rispetto del tunisina, il tunisino non è il gelsomino, in Egitto è il numero uno per il gelsomino per tutto il mondo. Avete capito che mi trovo in un banco di cose egiziane. Khaled ci ha portato, intanto ci accoglie con due statue bellissime, Sì, che possiamo meravigliose. solo vedere praticamente in Egitto in qualche tempio. Questa alta più o meno 2 metri e mezzo, 2 metri 80, questo è il migliore per me, Zapeste Anubis, il dio della morte e dio della giustizia, l'altra statua che è Osiris, il padre di Horus, il dio dell'amore e il marito di Iside, dio della bellezza. Avete sentito quante ne sa, Khaled, ma d'altronde, insomma, lui viene dall'Egitto e poi porta qui anche queste meraviglie. Che altro allora ha portato Khaled qui al mercato europeo di Piacenza? Allora, ha portato anche la cosa più fondamentale, l'essenza, che questa è la più famosa del nostro paese, e poi qualcosa per la fortuna, come la scarabeo. La scarabeo è la prima fortuna che esiste nel mondo, porta fortuna per lunga vita. Poi ha portato anche le chiavi della vita, anche e Bastet, il gatto che porta beni, anche la piramide che assorbe tutte le allergene cattive di casa, però le metti dentro la camera dove dormi. E poi ho portato anche un po' di argento, come tutto il souvenir di argento. E poi anche le scatole di Madrabella al tavolino, Bastet quella grande, tutto, vediti una Eh sì, cosa. esatto. E in effetti mica possiamo raccontare tutto perché qui c'è davvero tanto, tanto, tanto che arriva dall'Egitto ed è tutto molto, molto affascinante. Parlando delle piramidi, vedo che c'è anche un certo interesse da parte delle persone che adesso stanno visitando. Di che materiali sono fatti o di quale materiale consigli per avere questo, diciamo, questo Quella beneficio 20, energetico? 20. Sta intanto ovviamente sta trattando, mi sembra anche giusto. Prego. Allora, la piramide che assorbe tutte le allergene cattive che ha di casa, poi abbiamo un piramide particolare perché dentro c'è la scarabea, la vera scarabea, che è difficile trovarla, con lo scorpione è il capo del deserto, che la scarabea porta fortuna e lunga vita. Poi altri materiali, abbiamo anche di granito, abbiamo anche di marmo, alabastro, basalto, abbiamo tutto il materiale, tutta la pietra. Ecco, ma qual è quello più energetico? E qualsiasi forma di piramidi, Ah, ok. qualsiasi, tutti dicono no di cristallo, di rame, invece di no, qualsiasi forma di piramidi, quella si assorbe molto di più. Però è importante che le metti dentro la camera dove dormi, ogni settimana cambia il suo posto. Basta. Ah, fantastico, vedi, ma quanti consigli ci sta dando davvero Khaled? Io sarei qui veramente con lui a farci raccontare ogni singola cosa perché ha un aneddoto per ogni cosa. Magari terminiamo un attimo con queste lampade meravigliose. L'Amadi è una cosa antistress, veramente la sera se passi qua quando spegni la luce ti fa vedere il colore spettacolo come bel tempi, e tutte le lavorazioni che le vedi qua lo trovi nel muro, poi la lampadina è dentro 4 watt LED con la corrente dell'Unione Europea, con la corrente certificata, e tutta la lavorazione fatta a mano e la fanno dal nostro paese, poi c'è anche la cosa novità quest'anno, la lampadina di Aladino, la lampada di Aladino. Quella la voglio, eh? Va bene, però senza Aladino. Il genio non me lo dai, no? No, no. Senza genio, sì. La lampada senza genio. Vabbè, ti perdoniamo, ti Va bene. perdoniamo. Khaled, grazie, Non grazie riguarda, veramente grazie. tanto. Vi invitiamo qui in Egitto al mercato europeo di Piacenza. Siete benvenuti. Adesso però ci fai un saluto e un invito nella tua lingua. Merci, Gedda, nu, shukran, nu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.